Cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo Cinepillole. Io sono Andrea Peduzzi e il film di cui vi parlo questa volta è Sonic il film, per l'appunto, l'opera che mescola live action e animazione in computer graphic, tratta dal celebre mascotte di Sega e che tra l'altro è un po' una delle scintille che ci sono alla base della nostra cover story di questo mese del febbraio bizzarro, soprattutto in via di quello che era il character design iniziale di Sonic, che era particolarmente strampalato e bizzarro, aveva fatto discutere mezzo internet fino a in qualche modo convincere la produzione o costringere, secondo dei punti di vista, a fare un dietro fronte e ad adottare uno stile un po' più in linea con quello che era il personaggio del videogioco. Il film esce il 13 febbraio, oggi, se state ascoltando questo podcast, a ridosso della sua uscita, ed è diretto da Jeff Flower, il quale è alla sua seconda regia e tra l'altro al suo esordio in un lungometraggio. Prima di questo ha diretto il cortometraggio Copper Brook, ma ha lavorato al dipartimento di animazione di Nel paese delle creature selvagge. E tra l'altro vedo adesso da International Movie Database che ha anche recitato come attore in un episodio della serie Una mamma per amica, roba incredibile che salta fuori. Ad ogni modo, sempre tornando al film, a Sonic, alla sceneggiatura invece abbiamo Patrick Casey e George Miller. Ovviamente i personaggi sono tratti da quelli del videogioco creati da Yuji Naka, Naoko Oshima e Hirokazu Yasuhara, spero di averli pronunciati correttamente. Nel film com'è? Soprattutto sarà riuscito a fare meglio del famigerato film di Mario, che è uscito ormai più di 25 anni fa, e soprattutto c'è da chiedersi se sarà riuscito a tenere testa al buon film dedicato al franchise dei Pokémon, che è uscito la scorsa primavera e che era stato capace di declinare in maniera fresca, originale e non banale quella che è, diciamo, l'immaginario legato al videogioco. Se lo chiedete a me, per certi versi la risposta è no, nel senso che ok, il Sonic che vediamo è il Sonic in senso di character design a cui siamo abituati, dopo un innesco ambientato in quello che è, diciamo così, il mondo del videogioco, il film si sposta immediatamente sulla Terra, dove Sonic sostanzialmente interpreta, tra virgolette, la parte del classico alieno caduto sulla Terra che si trova a dover empatizzare con l'umano di turno e a vedersela con tutta una serie di minacce, forze oscure che vorrebbero studiarlo, occuparsene, in questo caso nello specifico il dottor Robotnik, che prima di trasformarsi, diciamo così, nel villain storico dei videogiochi, qui lavora per il governo come scienziato, comunque già un po' pazzo, anzi parecchio pazzo, interpretato da Jim Carrey, che dà la caccia a Sonic e dà la caccia anche allo sceriffo Tom Wachowski e alla sua compagna Maddie Wachowski, interpretati da James Marsden, il ciclope, diciamo, degli X-Men di Singer, ciclope adulto, e alla sua compagna Maddie Wachowski, interpretata da Tina Sumter. Forse in effetti quello che c'è, la costruzione del rapporto, diciamo così, tra Sonic e l'umano, ma soprattutto la parte iniziale ambientata sulla Terra. Sonic dopo essere stato in qualche modo esiliato, tra l'altro senza troppe spiegazioni, evidentemente anche lasciando spazio per un sequel di approfondimento, diciamo, Sonic dopo essere stato esiliato un po' da quella che è la sua dimensione, dal suo pianeta d'origine, passa a crescere sulla Terra e vive, all'inizio del film lo vediamo che vive in questo paesino, la città di Green Hills, riferimento al videogioco, nel Montana,
E in qualche modo è di fatto la leggenda metropolitana di questa cittadina, nel senso che nessuno l'ha visto, c'è sì un tizio che l'ha visto, questo diavolo blu, però in generale lui passa soprattutto la vita a spiare le persone, a cercare di immaginarsi come sarebbe la vita se la sua vita se fosse amico degli umani. Questa parte funziona abbastanza bene, è anche abbastanza triste, Sonic è, non so, come un animaletto, fa anche abbastanza tenerezza. Il problema è che questa parte arriva così a capofitto dopo che non ci è stata data, non ci è stato dato approfondimento sul background del personaggio, ma soprattutto è seguita da tutta una serie di sequenze, diciamo, soprattutto da due atti che tendono un pochino a sminuirla, a decostruirla e a indebolirla. Il film in effetti è un susseguirsi di citazioni, sono citazioni, oh Dio, nel momento in cui Sonic all'inizio, anche approfittando della sua velocità, quindi della sua ubiquità, tra virgolette, indotta dalla velocità, parla con se stesso e dialoga da solo, ricorda un po' Gollum, poi ci sono anche di mezzo gli anelli, però quella è una sovrainterpretazione mia. In realtà ricorda moltissimo più che altro l'Howard il Papero, c'è anche qualcosa di Roger Rabbit, soprattutto a un certo punto il suo rapporto con lo sceriffo Wachowski. Un rapporto da buddy movie, cioè è veramente ricalcato per certi versi con quello che c'è tra Roger Rabbit e Eddie Valiant. Va avanti anche per citazioni, nel senso che ci sono anche delle scene d'azione che sarebbero anche carine se non fossero veramente uguali per concept e in parte anche per realizzazione alle analoghe di Quicksilver nei film dei giovani X-Men. Poi non so, ci sono anche momenti veramente un film anni 90 per taglio, anche per stile, c'è Jim Carrey che veramente recita sopra le righe e non dico che si abbia la sensazione che sia là solo per i soldi, però di fatto non va molto più in là del suo personaggio enigmista di Batman. In effetti il film in quel senso è anche abbastanza pacchiano. Ripeto, superata la prima parte, che è quella in cui Sonic cerca, diciamo così, di affezionarsi agli esseri umani, tutto il resto, cioè l'inseguimento del dottor Robotnik, tutte le avventure rocambolesche che seguono sono scontate, piatte, vanno avanti abbastanza per inerzia. Soprattutto Sonic è un film totalmente innocuo per certi versi, non ha una grossa personalità né la cerca né a livello estetico né a livello di messa in scena, soprattutto a livello di caratterizzazione dei personaggi, non esce mai dal seminato e fa tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un film del genere. Non aggiunge nulla, non dico che sia un film migliore, peggiore, inutile fare paragoni con il Mario del 93, però per quanto quel film fosse completamente sghembo, aveva almeno quella tocco, diciamo così, acido, lisergico e anche sbagliato, riusciva paradossalmente a raggiungere una personalità, per quanto distorta, che questo Sonic, nonostante tutto, non raggiunge perché è totalmente piatto. Ora, probabilmente è un film che potrebbe piacere a un pubblico molto, molto giovane, mi chiedo anche però quali siano i ragazzini, anzi i bambini, perché è un film che comunque si rivolge soprattutto all'infanzia, che oggi sono legati a questa mascotte di siga, però appunto io non sono un bambino, come diceva Staglio, che era presente pure lui a professione stampa, quindi vai a sapere. Non mi sento di consigliarlo, ho trovato addirittura più riuscito il dottor Dolittle, in questo senso, che pur essendo parimenti innocuo, è un po' meno banale, ha un pizzico in più di personalità. Qui l'idea di scegliere già l'attore che interpreta Ciclope è veramente James Marsden, è un personaggio comunque che secondo me ha, e soprattutto qui messo nel ruolo dello sceriffo medio, ha veramente problemi a imporsi. Sonic è comunque in qualche modo, al di là del character design, distante dal personaggio sbruffone dei videogiochi. Sì, lo ricalca per tutta una serie di citazioni, più che altro di dinamismo, di attacchi e di quant'altro, però non ha molto da avvicinarsi in quel senso. E soprattutto siamo molto lontani da quello che era invece il bel concept di Pikachu Detective, Pikachu che invece riusciva a funzionare bene pur mantenendo completamente invariato il design, pur cogliendo il design del mondo dei Pokémon. Ora mi rendo anche conto che il mondo dei Pokémon ha una struttura narrativa a prescindere molto più forte all'origine, quindi era probabilmente anche più facile,
provare a declinarlo in un film, mentre Sonic di fatto è un personaggio che potrebbe funzionare meglio solamente in una versione totalmente animata, comunque distaccata da un comparte live action ambientata nel mondo reale. Si è voluta comunque fare questa scelta, secondo me non ha funzionato, ma ripeto, il grosso problema del film, ammesso che sia un problema, che lo vogliamo considerare un problema, è che piatto e senza personalità, e questo secondo me non so, è quasi più grave rispetto a non so, un peccato di arroganza, un peccato di bilanciamento. Preferisco qualcosa di un po' saporito per quanto storto rispetto che a qualcosa di tutto perfettino che si preoccupa di non sbavare e di non uscire dai margini, ma di fatto alla fine non credo vi lascerà granché. Direi che è tutto con Sonic, grazie per avermi dato retta, ci sentiamo in un altro cinepillolo, in un altro podcast, alla prossima e ciao!